Come vanno le cose? Bene, Senti, Alberto, ho visto questo rapporto del Dipartimento dell'Energia americano, è stato uno scoop del Wall Street Journal in realtà, che ha letto questo rapporto, giornalisti del Wall Street Journal hanno letto questo rapporto, in cui praticamente si asserisce con un grado di approssimazione molto alto che il Covid, cioè il virus che ha causato la pandemia, è scappato, tra virgolette, da un laboratorio, cioè c'è stato un lab leak, il virus non è di origine naturale, cioè non è evoluto attraverso un processo naturale, col salto di specie, attraverso il pipistrello, il pangolino, la foca, la tigre del Bengala, quello che sia, è praticamente un virus geneticamente manipolato dall'uomo, da qualche scienziato. E qualche giorno dopo, Christopher Wray, che è il direttore dell'FBI, in un'intervista ha detto sì, anche per noi, per l'FBI, è praticamente quasi certo che il Covid è dovuto a un lab leak, cioè una fuga, diciamo così, incauta, si presume, ma non è stato specificato, cioè non si esclude che possa essere stata addirittura intenzionale, ma diciamo, in base alle informazioni, alle analisi fatte, a tutte le ipotesi possibili e immaginabili che sono state vagliate, pare ormai appurato che si tratta di un virus ottenuto attraverso questi esperimenti di gain of function, cioè in cui il virus viene geneticamente manipolato per poter contagiare l'uomo e quindi creare una pandemia. L'idea, la scusa, se vogliamo chiamarla così, dietro questo tipo di ricerche, gain of function, scusa addotta dagli scienziati, è che in questo modo si possono studiare questi virus potenzialmente letali e trovare l'antidoto, trovare la cura. Però il laboratorio di Wuhan, questo è il laboratorio di virologia da dove sarebbe scappato, tra virgolette, il virus, non aveva i protocolli di sicurezza adeguati. Era un fatto ben noto, era stato denunciato, lo avevano denunciato i francesi, gli scienziati francesi che lavoravano lì in tempi non sospetti. E quindi che sta succedendo in America? Questa rivelazione sta creando delle reazioni politiche? Come viene presa? No, viene data quasi per scontata, capito? L'opinione pubblica qui ha sempre creduto in un virus da laboratorio. Capito? Però, sì, vai avanti, vai avanti. Per cui non è vista come un grande scoop, una grande sorpresa. Anch'io personalmente ho sempre pensato che fosse una roba da laboratorio. Però, quando questa ipotesi veniva solo ventilata, e stiamo parlando del marzo, aprile, primavera 2020, cioè in piena pandemia, chiunque osasse proporre una roba del genere, l'eventualità che fosse appunto un virus creato in laboratorio, veniva massacrato. Ci fu Tom Cotton, che è un senatore dell'Arkansas, il quale, ma in modo molto,
corretto, insomma, molto educato, disse, scrisse, dichiarò che l'evidenza puntava in quella direzione, venne trattato in modo degradante dal Washington Post, da un articolo Washington Post, e chiunque osava mettere in discussione l'origine naturale del virus era considerato un complottista, un trampiano, un fascista, un razzista perché ce l'aveva con i cinesi. Insomma, c'era un'atmosfera mediatica completamente negativa e totalmente allineata alla versione ufficiale cinese. E ricordo che ci sono state due inchieste, una del WHO, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha mandato una missione in Cina. La missione è tornata, i membri hanno detto che non ci hanno fatto esaminare niente, è stato un totale fallimento, non abbiamo potuto accertare niente. Già questo un campanello d'allarme avrebbe dovuto farlo scattare. Poi c'è stata un'inchiesta che Biden ha commissionato alla CIA, questo parlo dell'agosto 2022, se non ricordo male, eppure qui, non, da quella inchiesta pure è venuta fuori così un rapporto molto all'acqua di rose, non sappiamo, ma forse sì, forse no. Da un lato si può asserire così, da un lato si può asserire con là. E quindi, insomma, si è menato il can per l'aia per parecchio tempo su questa origine del Covid. Mo' all'improvviso è cambiato proprio il modello comunicativo. E la persona che più si è esposta contro l'ipotesi che fosse un virus geneticamente manipolato è Anthony Fauci. Lui proprio e continua anche adesso, anche dopo lo scoop del Wall Street Journal, anche dopo le dichiarazioni del capo dell'FBI, continua a dire: ma non è vero, è da escludere, eccetera, eccetera. E a me, se vogliamo fare un'osservazione maliziosa, sembra che questo accanimento dei media contro chi osava ventilare l'ipotesi di un'origine dolosa, chiamiamola un'origine da laboratorio del virus, veniva massacrato perché quella era un po' l'ipotesi che aveva avanzato Donald Trump. E siccome il complesso mediatico non lo voglio chiamare deep state perché è una locuzione che non mi piace, ma insomma gli ambienti che contano, no? Quelli che dettano la linea, erano tutti contro Trump, allora qualsiasi cosa diceva Trump era da considerare il male assoluto. Non hai avuto pure tu questa impressione? No, io ho visto, ma c'è stato uno scivolamento graduale verso l'accettazione che fosse un virus da laboratorio, diciamo la verità. Io non ho visto questo. Ma questo scivolamento c'è stato perché passano i mesi, passano gli anni, l'animale che avrebbe permesso il salto di specie, no? Il pipistrello, il pangolino, boh, mi ricordo quali altre specie fossero state considerate. Insomma, questo animale non si è trovato e sono passati 3 anni abbondanti e quindi
man mano che passa il tempo. Alla fine l'animale famoso non si è mai trovato, capito? Il Esatto. lavoro funzionava, i virus c'erano nel laboratorio, per cui alla fine la gente dice, ma insomma, allora perché non è uscito al laboratorio? Tanto per non far dispiacere ai cinesi, capito? Però sai che questa roba dovrebbe avere un impatto particolarmente devastante sui cinesi. Cioè, qui l'atteggiamento è quello, ma sì, forse è colpa dei cinesi, forse ci hanno mentito, forse non sono stati attenti, però... finisce tutto a tarallucce e vino. A me sembra un atteggiamento molto strano. Cioè, immagina se fosse stato, ma che ne so, un paese tipo il Brasile, boh, dico uno a caso, il Canada, la Norvegia, Ma sai, solo in Cina Malesia. un virus del genere da laboratorio, capito? Sì, ma questo fatto che ai cinesi viene concesso tutto e nessuno chiede conto veramente è molto singolare, è da pensare. Cioè, in Italia di questo rapporto del Dipartimento dell'Energia non si è sentito parlare. Così, cioè, non viene completamente ignorato. Invece, per dire, c'è un'inchiesta della Procura di Bergamo che vuole indagare se Conte e Speranza avevano fatto bene o avevano fatto male a non chiudere le zone della Bergamasca dove si era manifestato per la prima volta il virus. Insomma, questo riempie le pagine dei giornali, no? Giustamente perché... Ma i titoli sono tutti 4.000 morti si potevano evitare. Per carità, ci sta che i giornali si interessino di questi Io aspetti. non sono d'accordo neanche su quell'inchiesta, sai. No, per carità, ma io non sto dicendo di essere d'accordo, sto dicendo che l'interesse dei media è catalizzato da questo fatto, da questa inchiesta e l'origine del virus, cioè da dove è partita l'epidemia, non interessa a nessuno. Capito? Tra l'altro, Alberto, ti voglio porre un piccolo quesito, che è un po' marrovella, ma com'è possibile che l'Italia, di tutti i paesi del mondo, di 200 paesi al mondo, sia stato quello, Dentro. no? Che al di fuori della Cina ha avuto per primo l'impatto del contagio. Sì, ci sono i rapporti con la Cina, per carità, ci saranno i voli e c'è una comunità cinese in Italia. Ma ci saranno più viaggi di cinesi a Hong Kong, a Singapore, in Corea, in Giappone, a Taiwan? Oppure quanti voli ci sono tra le città cinesi e Londra? Ma quant'è il traffico aereo tra la Cina, dico, e il Canada? No, Vancouver è piena zeppa di cinesi, per dirne una. Gireranno più cinesi a Dubai, no? Perché è un aeroporto con 40-50 milioni di passeggeri da tutto il mondo che è a Malpensa. Com'è che siamo stati in Italia i primi a subire il contagio? E non si è mai trovato il paziente zero, è ben inteso. In Italia non si è mai capito da dove veniva il virus. A te dà da pensare questa cosa o Eh no, cioè che, fammi capire dove vuoi arrivare. no? Ma secondo me non è una coincidenza che
la diffusione del virus sia arrivata in Occidente attraverso l'Italia, perché era il paese meno attrezzato, con un governo più incompetente, con un ministro totalmente incapace, che non si era mai occupato di sanità in vita sua, non era né un tecnico né un esperto né nulla. Aveva attorno un gruppo di incapaci, tant'è vero che il piano pandemico non era stato aggiornato. Ti ricordi che hanno massacrato quel povero ragazzo, insomma, quel giovane ricercatore del WHO Ufficio di Venezia, che ha cercato di allertare il governo, l'hanno licenziato, hanno fatto una guerra, è stata una cosa veramente ignobile. Io non penso che sia stato un caso. Cioè, secondo me, se c'è dietro un'intenzionalità da parte delle autorità cinesi, sono andato a scegliere l'Italia proprio perché sapevano che era il paese meno attrezzato, con gente più incompetente, più prono a seguire le indicazioni della Cina. Ti ricordo che il governo Conte è stato l'unico a firmare il famoso protocollo della Via della Seta. A me ha sempre dato da pensare questa, diciamo così, coincidenza. Perché non penso che l'Italia sia il paese con maggiori rapporti al mondo con la Cina. Quindi, se c'è un focolaio di contagio tra Cina e il resto del mondo, l'Italia è di certo non il paese più esposto. Ma non saprei, Fabio. Io ti so solo dire che in Cina sono convinti che sia partito in America, quindi puoi Ah, vabbè, immaginare. questa è un'altra, questa è la propaganda del regime. Sì. Partito da questo, cos'è questo forte, diciamo, questa base militare nel Maryland, mi ricordo male? Non mi ricordo, loro sono convinti che sia partito in America. Sì, Ma dicono che sono stati contagiati perché c'erano state le Olimpiadi dei militari in Cina, mi sbaglio, questa è la storia, no? E quindi hanno mandato dei militari contagiati a queste Olimpiadi e così è partita la pandemia. sì. E comunque l'altro aspetto che è molto delicato in America è il ruolo di Anthony Fauci, perché per la sinistra Fauci è un santo perché si opponeva a Trump, perché veniva visto come lo scienziato, però Fauci, quando, insomma, siccome era presidente dell'NIH, ha finanziato ricerche al laboratorio di Wuhan. Non erano cifre stratosferiche, non erano ricerche su gain of function, ma il denaro è fungibile, cioè se tu dai qualche centinaia di migliaia di dollari per finanziare una ricerca, sulla malaria, vuol dire che il laboratorio si risparmia quei soldi da spendere sulla malaria e li usa per gain of function, per le ricerche su gain of function. Quindi il fatto di non finanziare direttamente ricerche che in America erano proibite, e tra l'altro Fauci ha fatto pure qualche, diciamo, semplificazione, ha adottato delle procedure semplificate per approvare questi finanziamenti. Anche su questo si sta scatenando tutta una polemica. Fox News, tutti i commentatori, diciamo così, più in vista, più aggressivi su Fox News, stanno battendo una gran cassa pazzesca, sia sul fatto che il virus è di origine, diciamo, artificiale, e sia sul fatto che Fauci e tutto l'establishment, diciamo, la classe degli scienziati vicini a lui,
avesse escluso categoricamente che il virus non fosse di origine naturale. Ma tu dici non avrà ripercussioni in America questa cosa, questo. Ormai se ne è parlato tanto, ormai l'ipotesi che sia sfuggito dal laboratorio è abbastanza comune tra tanti. Ma non ci saranno richieste di compensazioni, per esempio? Class actions. Ma sai, un prossimo congresso, maggioranza repubblicana, che voglia, come dire, pestare i calli alla Cina, o comunque voglia intensificare il livello di scontro con la Cina, vedrebbe questa come un'occasione d'oro, non pensi? Ma le class action sono privatistiche, non sono. Ma io non pensavo a una class action di cittadini contro il governo cinese, proprio richiesta di compensazione da parte del governo, cioè richiesta di danni. Non solo il governo americano, potrebbe essere pure il governo italiano, tedesco, i governi di tutto il mondo potrebbero richiedere compensazioni alla Cina se venisse appurato con una certa. La class action presuppone che si possa provare questo fatto, e non potendosi provarlo. Ma guarda, molti scienziati dicono che la cosa è provata, eh? Cioè che le sequenze del DNA di questo virus non potevano in alcun modo essere create in natura, che non si potevano, non possono essere frutto di evoluzione. Insomma, ci sono diversi scienziati pronti a giurare che non c'è alcun dubbio sull'origine, diciamo così, non naturale del virus. Poi magari devi provare che è scappato dal laboratorio che impone un altro livello di prova. Però, insomma, io credo che a un certo punto questa cosa diventerà un argomento di campagna elettorale, quantomeno. Poi dove si va a parare, difficile prevederlo. Però un argomento servito su un piatto d'argento, vuoi che qualcuno ci rinunci? Chissà. Senti, dell'elezione della Klein, che ne pensi? Ma te lo dico solo dopo che si chiarisce la sua posizione sull'Ucraina e sul termovalorizzatore di Roma. Guarda, sull'Ucraina lei è pro-Putin e questo lo ha detto, cioè non ha detto sono pro-Putin, ma ha sempre detto non bisogna dare armi all'Ucraina, bisogna cercare la via diplomatica, cioè ha sempre ripetuto la propaganda di Putin, quella propaganda che si ammanta di pacifismo, ma che insomma è arrendevolezza di fronte all'invasore. Questo è poco ma sicuro. Poi, magari stando nelle stanze dei bottoni del PD, ecco, non dei bottoni dello Stato, attenuerà quella la posizione, però sia in campagna elettorale sia prima era chiaro da che parte stava. Sul termovalorizzatore, sì, sarà interessante vedere, ma il suo partito è per il termovalorizzatore, cioè Sì, a meno Gualtieri. che. Sì, ma lei a parole nel passato ha fatto pensare che sia tutto contrario al termovalorizzatore, quindi potrebbe spostare la posizione del partito. Mi sembra una roba pazzesca, però se cambia sul termovalorizzatore, io proprio penso malissimo. Ma quello, guarda, staremo a vedere, io non ho. No, ma su tutte queste altre questioni, sai, la distribuzione del reddito,
programma di spese, capito, la pensione garantita ai giovani, anche se non hanno prestato i contributi, che tra l'altro già esiste, che si chiama pensione sociale. Condivisione del sapere, no? Questa, la redistribuzione dei saperi, voglio capire che cavolo significa, cioè che chissà le tabelline le deve insegnare a chi vota PD, non lo so. Sì, sono cose anche abbastanza risibili. Comunque, tu pensi che il partito si spacchi o no? Dipende dalle posizioni che lei prende. Ma sai, dipende anche Dico se... dai rapporti di potere interno, perché se il partito si Ma sposta a sinistra, è chiaro che alle prossime elezioni, già quelle europee, ma in prospettiva anche quelle politiche, poi decide lei di mettere in lista. Quindi tutti i riformisti, no? Quelli che vengono definiti riformisti, verranno accantonati, messi da parte. Così è una bruttissima cosa. Ho visto che Prodi era abbastanza benevolo nei confronti della Schlein, quindi c'è da dire che lei originariamente, no, il suo debutto in politica avvenne con questo movimento, non so come chiamarlo, Occupy PD, il cui oggetto sociale, proprio all'origine era la contestazione ai 101 o più franchi tiratori che avevano affossato la candidatura di Prodi alla presidenza della Repubblica. Quindi, in certo modo, c'è una linea di congiunzione tra Prodi e Schlein. Però, sai, il mondo che gira intorno a Prodi, Fioroni se n'è già andato. Poi, non lo so, gente come Parisi, gli ex renziani o simil renziani, boh, che faranno? Rimarranno o no? Io ho l'impressione che non ci staranno tanto a lungo. Mi sembra così di sinistra lei se prende queste posizioni. Perciò. No, anche perché poi si va a ritagliare uno spazio dove già c'è il Movimento 5 Stelle. Quindi va a giocarsi le fortune elettorali in uno spazio dove già c'è l'originale. E quando uno cerca di fare la copia dell'originale, la gente vota per l'originale. Certo. Questo è un po' il discorso. Vedremo. Che altro c'è in America di interessante, Alberto? Non mi sembra, che ne so, sull'Ucraina c'è sempre abbastanza consenso sull'invio delle armi? Ma in calo. In calo, eh? In calo, leggero ma calo. E meno del 50%. Beh, ma quello è così anche in Italia, non è che mi meraviglia più di tanto. Per un problema tecnico è venuto male l'audio dell'ultima parte di questo video, quella dei saluti, e quindi abbiamo tagliato il pezzo venuto male e sono io che in questo caso, con una piccola aggiunta, vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare, di mettere un like e sarò io a raccomandarvi di essere sempre globastardi. Alla prossima puntata.